al professore Bada. Adesso diamo la parola all'autore, a Salvatore Salvatore, il quale ci illustrerà alcuni. No, dei proverbi, e poi lo inviterei, se possibile, anche a recitare una delle sue poesie in dialetto. Parto dalla poesia, dico a tutti, questa passione l'ho sempre coltivata. Un generoso mi fece la prima prefazione a questo libro, che è intitolato Marcò Fiorin dalla Luna. Perché nel nostro immaginario collettivo sappiamo o diciamo che nella Luna vanno a finire tutte le cose perdute. E Marcoffi aveva perso la fidanzata e andò nella Luna. Io stavo perdendo il dialetto e sono andato a recuperarlo nella Luna. E infatti, non lo so quale devo leggere, vi leggo una bella poesia. Allora, devo precisare anche che il dialetto carifano, di Carife, c'ha una cosa che lo contraddistingue. Tutte le doppie L, ma anche a volte la L singola, diventano D, D. Infatti non si dice noi in decima CL, decima CD. Anche all'interno delle parole. Non diciamo scampitella, diciamo scampatella. Quindi. E adesso. Carlo vorrebbe il pagliaio, ma non lo trovo. Allora, io iniziai con delle poesie in dialetto. Mi accorsi che non era facile scrivere il dialetto e che bisognava spesso utilizzare un tipo di metrica particolare per consentire sia l'assonanza oppure la rima, che era un problema. Io vi leggo una poesia intitolata il pagliaio. Voi sapete, almeno chi lo sa meglio di me, che il pagliaio per lungo tempo è stata la casa di molti contadini. Quindi diventava, c'erano pure gli appartamenti nel pagliaio, tanto per dire, c'erano degli spazi messi in modo che il contadino potesse depositare legna, potesse fare. Poi bisognava ripararsi dalle intemperie e quindi quello serviva a questo. Era fatto in maniera artigianale, con le stoppie veniva coperta la parte esterna, con le ginestre la parte interna, di modo che era un riparo sicuro. E allora leggiamo. Lo fece tata quando era guaglione, lo pagliarì e de mezza lo padrone. Attorno, un pagliario curma, lucerna te l'appucciai a capanur. Lucerna e la trave maestra lo mise sopra un orno. Scavai un surco per quando era a rete, lo fece un fut e poi l'angire prete. Quando Giove ci risse e abbia la chiena, cucchista, acqua rinta, non ne venne. Fece il solco dietro per evitare l'acqua. Per trasuda lassai una porta scelta, una portella. La vioccia la cacciai con tre gradette, con tre gradini. Una preda chiatta, mattia per seredur, piantai una cipa sud per frescura. Un piccolo gelso lo piantò perché poi diventava frescura. Pareva palazzo per noi chi lo pagliare, quando ci guammo ancora a rescianare, quando creeremmo ancora a rescianare. Ci vogliono gli occhiali. Ma non era la guapparica che volevo fare senza occhiali, perché dovevo ascoltare che mi vedete in tasca. Pareva palazzo per noi chi lo pagliare, quando creeremmo ancora a rescianare, quando sciugammo ancora con la terra a fare bombe per vincere la guerra. A ora sana facemmo trase iss, per ci andare qua o per ci correre appresso. E mamma ci chiamava mille volte per ci calmare lo ruzzo che mi assurdo. Per dintare a frezzere li curmarul,
spiamma andò cantava lo cucur. E si lo vremma andò se rappucciato, rumanemma a bocca aperta e senza iato. Poi si trovammo l'unire del recidala, zumbamma l'aria delle qua la gritta. Ogni minuto c'è ma brego mera, chi la c'è duzzo con la scrimanera. Tato lo fece in mezzo alla partita, andò faneva la terra con la vita. Dalla porta si vedeva chiara chiara tutta la serra fino alla Iumora. A rete fascino con la maglia e subito appresso lo fieno con la paglia. Mettemmo ogni anno, rinda lo pagliato, lo resto lo tenemmo per reparare. E là corremmo, e da corremmo, quando la stagione maneva a fare una cera o un acquazzone. E stemmi citto citto tutta nita, a vedere chiovo fino alla vita. Quando l'acqua si votava a grananita, preamma per un grano senza meta. Cercammo a Dio e allo legno santo che non faranno, a noi e a tutto quanto. Allo pagliare, uno un guadalato, con cielo e terra parevano mescare. Poi se nascevano trono le tre lampe, e tata mia, maronna me, moscampa. Era finito. Questa era su commissione, scherzo. Adesso vi voglio leggere una più, che è stata anche musicata, perché ha una rima molto perfetta. È intitolata La Tagliola. Credo che molti degli uomini hanno giocato con la tagliola, la trappola per prendere gli uccellini quando nevicava. Allora, era verde, quanta neve, lo freddo sicché se moriva. Tutti anche, cielo e terra, tutti citti, bosco e serra. Ogni via abbandonata non ci stava una parata. Ogni casa, che bellezza, focassaia e contentezza. Tutta a coda la famiglia, mamma, padre, nonno e figlio. Nace duzzo solamente, canta, e chi lo sente? Con un viente lo pruine s'accereva, vai e viene, tra la figa lo ciurosa, tra le fila innanzi a casa. Si capeva da lontano che la giostra era per fare. Da tre giorni era ferrato, forse mica lo mangiate. Chissà un corpo, poveretto, che provai, quando vedi che era tozza la rapana con due acini regali. Con un lampo se manai, senza mica pensare a guai. Si credeva la sagresa era sta buona con un mese. Statta attenta, una tagliola, si da zicca, mai più vuole. E chi dirà? Non son detto. Già era morto nella vita. Era stato fatto. Posso fare pure un'altra? Diciamo così, io dico qualcosa e poi tu per conclusione fai l'ultima lettura. Benissimo, benissimo. Anche perché sarebbe stato imbarazzante farmi concludere, perché insomma io capisco, ma naturalmente, come avete visto, la vera ragione per cui Salvatore Salvatore raccoglie questi proverbi è perché lui li possa in qualche occasione recitare, perché la sua vera vocazione è quella di dell'attore che, come dire, vuole conquistare la scena ed è, miopia permettendo, esibirsi nelle vesti di fine dicitore della lingua che ha recuperato e delle cose che vuole trasmetterci. Dico questo non per, come dire, derubricare il lavoro che ha fatto. Il lavoro che da tempo Salvatore fa, diciamo dal dopo terremoto in poi, della baronia, non solo della baronia, è di grande preziosità ed è quel lavoro di raccolta di documenti che poi diventa la base per ulteriori elaborazioni storiche, di ricerca, per quanto riguarda per esempio la lingua, per ricollega a quello che diceva appunto Franco Barra sul bacino della baronia come luogo strategico anche per l'intreccio di storia e di storie che hanno prodotto per una lingua così particolare. Ricordo che insomma, negli anni 90, anni 80, 90, quel luogo fu oggetto di ricerca sul campo, di linguisti antropologi. Penso per esempio all'attenzione che a questo luogo e a ciò che questo luogo esprimeva aveva dato Tullio De Mauro, penso al lavoro sul campo di Paolo Apolito, che tra l'altro è stato prefatore della prima edizione dei primi 100 proverbi irpini. E poi Paolo Apolito, come sapete, antropologo allora all'Università di Salerno, poi all'Università di Roma, definì in quella prefazione Salvatore come una sorta di personaggio particolare che si aggira
nei luoghi della baronia, di un territorio così paradigmatico della provincia di Avellino, per sentire gli odori del tempo andato, per raccogliere quegli odori, per tentare di recuperarne quantomeno il senso, i sapori, il senso, i valori, se possibile. Ed è una funzione, Apolito riconosceva, di grandissimo valore, anche e soprattutto, credo, per chi poi su quel materiale avrebbe dovuto approfondire ricerche, come lo stesso Paolo ha fatto. Paolo Apolito, ricordo, un convegno a Vallato, è molto attento a quello che esprime il territorio irpino. Tra l'altro lo sappiamo fin dagli studi di Ruff che l'Irpinia è una zona particolarmente fertile, insomma, probabilmente anche in Irpinia bisognerebbe accorgersene e fare di questa ricchezza non soltanto fonte di documentazione e di pubblicazioni locali, ma anche di ricerche, studi, insomma, che diano una dignità alta, oserei dire quasi accademica, se oggi ancora un senso questo termine, a questa impresa. Il lavoro che fa Salvatore è un lavoro perciò importante, insomma, spazia in questi anni ha spaziato dagli odori dei luoghi e dunque dalle voci dei luoghi fino alla ricerca archeologica, insomma, si è detto prima nell'intervento di padre Salvatore, appunto, della sua attività. Io l'ho conosciuto per quello, l'ho conosciuto quando Salvatore cominciò appunto a bazzicare la redazione del Mattino, per dire, insomma, tra Carife e Castelbaronia, lavorando alla realizzazione di case popolari dopo il terremoto, abbiamo scoperto la fine del mondo. C'è un museo, ma ci fu in quegli anni il lavoro paziente e importante che Werner Joannowski realizzò in quell'area. A Werner Joannowski questa provincia poco pensa, ecco, dovrebbe consegnare almeno al ricordo dell'attività di Werner Joannowski un omaggio importante, perché se tanto è stato salvato e tanto è stato conservato nei musei che sono nati nei luoghi come Carif, ma anche nei musei della Soprintendenza a Salerno e anche ad Avellino, a Mora de Santis, insomma, è merito di Werner Joannowski, che si innamorò assolutamente di quei luoghi. Ecco, questo per dire che il rapporto che Salvatore ha con quella terra è un rapporto viscerale, un rapporto molto intenso, molto forte, che si può spiegare soltanto con una passione autentica per ciò che quella terra, che quel luogo dell'Irpinia produce. E leggere oggi gli ulteriori 100 proverbi, a questo punto siamo a quota 200, insomma, io spero che gli altri 100 non vengano dopo 20 anni o 15 anni, ma ben prima, insomma, anche per poterne raccontare. Ecco, ragionare di quei 100 proverbi ci mette di fronte a un altro esito del suo lavoro di ricerca, e ci mette di fronte anche ad una questione che, avendo a che fare con i proverbi che lui raccoglie, che lui compendia, è una questione che mi pare lo stesso Salvatore ci voglia consegnare fin dal titolo. Perché, insomma, il titolo di questa raccolta, come quella del 2005, era 100 proverbi per una civiltà. Allora, i 100 proverbi sono 100 brani, 100 novelle, perché poi vengono anche narrativamente spiegati da Salvatore, con una dimensione, insomma, che apre il proverbio a una sorta di terzo spazio. C'è un primo spazio che è quello della dizione di Salvatore, di Salvatore che lo recita nella lingua carifana, con tutto l'espressionismo la caratterizzazione che riesce a dare. C'è poi la traduzione lirica che viene svolta, che è contenuta nel proverbio stesso, e c'è poi il referto narrativo, cioè il racconto che Salvatore fa. Insomma, abbiamo un proverbio che si presenta, che si offre a una serie di letture, a una serie di comprensioni. Però i proverbi che Salvatore mette insieme sono figli di una società, figli di un mondo, diceva Barra prima, figli di un tempo, evidentemente, di un tempo molto lungo. Il lavoro che Salvatore fa nella baronia, a Carife,
Mi sembra che poi assuma, finisca per assumere anche un valore paradigmatico per tutta la società irpina, se vogliamo allargare lo spettro d'azione all'intero territorio provinciale. Perché insomma, il lavoro che fa Salvatore è un lavoro che insiste su un pezzo particolare, la baronia, e su, nella baronia una zona ancora più precisa, la lingua garitana, ma è una, ci offre una serie di interpretazioni che possiamo facilmente esportare all'intero territorio irpino. La civiltà di cui Salvatore parla è la civiltà contadina. Ora, la civiltà contadina è quella roba per cui retoricamente, quella cosa a cui noi molto spesso retoricamente e anche senza, e soprattutto senza conoscerla, guardiamo come un Eden perduto, un'Arcadia del tempo passato, un mondo in cui tutto veniva semplificato, in cui anche gli opposti venivano ricondotti ad una unitarietà, una comprensione. E, d'altra parte, ci avvertiva anche nel 2005 Apolito, mettendo insieme i proverbi di una civiltà, i proverbi hanno in sé una tara di contraddizione. Mettendo insieme questi 200 proverbi troverete delle contraddizioni tra le cose stesse, perché molto spesso i proverbi, come tutto ciò che riguarda la tradizione popolare, la tradizione di un popolo, anche la tradizione orale, vivono di una contraddittorietà, molto spesso vengono smentiti, o se si smentiscono anche in se stessi. Sono figli, insomma, di una saggezza abbastanza duttile. Chi li pronuncia si adatta ai tempi. Salvatore fa questo lavoro di ricerca dei poeti, di ricerca dei proverbi con quella sensibilità poetica di persona, come dire, di intellettuale, di ricercatore, come diceva appunto, come ha detto una volta moltissimi anni fa Renato Poggiolo a proposito di un poeta russo della rivoluzione, Sergei Alexandrovich Yesenin, come un osservatore alla questione dell'autunno e non dell'ottobre. Lui bada all'autunno, alle stagioni, non all'ottobre, non alla storia. Bada a quello che si svolge nelle stagioni, nello svolgere delle ore nella civiltà contadina della sua terra e non a quello che evidentemente è la storia, però poi alla fine nella tripartizione dei suoi 100 dei 200 proverbi animali, natura e società passiamo da una dimensione, come dire, classica all'Esopo fino a una dimensione in cui questa società viene fuori, guardiamola da dentro, guardiamola quello che questa società ha prodotto in termini di cultura popolare. Allora, se il modello letterario è il modello classico, no? Cioè Esiodo, Ovidio, eccetera, eccetera, tutto ciò che insomma la novellistica classica ci ha dato, e dunque i proverbi, le storie, le novelle hanno un carattere pedagogico di piccole metafore di grande comprensibilità che contengono poi alla fine un principio di verità, un insegnamento morale. Questi tipi di proverbi, insomma, probabilmente bisognerebbe avvicinarsi tenendo conto, come io per una semplice coincidenza, che mi sono trovato, come dire, a studiare entrambi i libri nello stesso periodo, come io ho fatto, di uno schema interpretativo classico, che è quello che per esempio ci consegna Antonio Lapenna, raccontando, studiando la tradizione di Esiodo, dei poeti, di Esopo, dei poeti, delle novelle che raccontavano appunto la tradizione popolare di quel tempo. E la raccontavano secondo uno schema che appunto Lapenna definisce una sorta di sapienza degli schiavi. In fondo, la sapienza che viene fuori da questi proverbi è la sapienza di contadini, dunque di gente, di persone che lavorano duramente, hanno lavorato per un tempo lunghissimo che ha attraversato la storia, nei campi, che hanno sofferto condizioni particolarmente dure, che hanno tentato di razionalizzare una sorta di razionalità quasi costretta la loro condizione rispetto ai tempi della natura, perché altro non potevano, perché non potevano disperarsi. Fino a pronunciare, come Salvatore ci ricorda nel primo proverbio, in un proverbio della sezione società, la sorte è di chi ce l'ha, non di chi la cerca. La sorte è quella che ci capita addosso. È difficile immaginare che ci sia un qualcosa che
regola i comportamenti umani se non quella che ci viene dal destino. Chi se la cerca non ce la fa. È una dimensione in cui, voglio dire, si è condannati ad una situazione data, si è schiavi, dunque come fare i conti con questa condizione una volta che si è assunto un minimo di consapevolezza, investendo una forma di surplus sapienziale, cioè di intelligenza esperienziale. Tentiamo di fare i conti con questa condizione e magari, adesso, ridiamoci sopra. Razionalizziamola con un detto, con un qualcosa che possa alleviare la nostra condizione, modo anche per raccontare a noi stessi, nei 100 proverbi, che siamo destinati a soffrire, però lo facciamo un po' sorridendo, un po' irridendo il potere. In queste pagine io vedo il potere, la dimensione del potere. La dimensione del potere non nei termini, come dire, politici, non nei termini amministrativi, non nei termini, come dire, di un intervento statuale che definisce posizione e classi. Il potere è quello che ha la P maiuscola, è un qualcosa di indefinito, è il destino. È il destino che nello schema, per esempio, di Antonio Pena è il male. In fondo il male è quella cosa che interviene nella vita delle persone senza che si possa porre rimedio. E allora la vita che viene fuori, il mondo che viene fuori, l'una civiltà che viene fuori dal lavoro di Salvatore e viene fuori dalla lettura, almeno per me è venuta fuori dei 100 proverbi, è una civiltà contadina come io ero ben convinto che fosse, ma mi è confermata questa convinzione, è sicuramente chiusa in se stessa. Che guarda soltanto, che insomma curva sui propri dolori, sulle proprie fatiche, sui propri affanni e sviluppa una forma di rassegnazione per cui il tempo che determina è un tempo assolutamente circolare e immutabile. Il mondo della civiltà contadina è un mondo che non cambierà mai, perché la sorte è di chi ce l'ave, non di chi la c'è. Pessimo carifame il mio dialetto, ma no. L'ave no e chi la cerca. Quello è. Il destino inchioda la gente a una condizione. Vivere nel pagliaio, vivere così. L'unica cosa che può alleviare questo destino, prima che, direbbe Antonio La Penna, nella saggezza degli schiavi possa scattare l'ansia di socialismo. Ma prima che tutto ciò, che la storia possa intervenire in questi termini, è la rassegnazione che produce il sorriso, che produce lo sberleffo. Perché l'Irpinia è terra di carnevali, per esempio? Perché il mondo per un giorno va alla rovescia? Perché negli altri giorni non può andare alla rovescia il mondo. Perché solo in quei giorni, solo in un giorno, due, tre, il potere può essere sovvertito. Con la maschera che appunto fa assumere anche allo schiavo la maschera del potente, al povero la maschera del ricco, al disgraziato la maschera del nobile, ma per un giorno. E in quel giorno si può sovvertire il destino, ma poi tutto torna a bomba, tutto torna nella circolarità degli eventi. Il mondo della città contadina è un mondo immobile, un mondo che non cambia, tranne, e qui è la storia, come direbbe il poeta, la favola di noi racconta, tranne quanto interviene un qualcosa di ingiustificabile. I grandi acceleratori della storia, del tempo, della civiltà contadina sono le catastrofi, sono i terremoti. Il mondo cammina quando nella civiltà contadina piove un terremoto. Il terremoto sono grandi acceleratori del tempo che mettono drammaticamente, tragicamente, un ambiente, un mondo a contatto con la modernità. Questo contatto può sviluppare due strade, può andare in due strade. O la consapevolezza di modernizzare il territorio. Io non avevo, come prima dell'80, non c'era il bagno in tantissime case della provincia di Avellino, mi costruisco un bagno a casa mia e faccio insomma un passo avanti sul terreno della modernità. Poi verrà il telefono, la fibra ottica, l'autostrada, però almeno
vado avanti su questo terreno. Oppure c'è la modernità che non viene digerita e sconquassa quel tempo e produce bisaccia, produce le case del marinaio a bisaccia, produce l'architettura che bestemmia la tradizione a bisaccia. Ecco, c'è un triplo salto mortale che fa ricadere quel tempo nel degrado della falsa modernità. Questo è il tema, secondo me, che nella seconda parte del titolo Salvatore ci consegna. E ce lo consegna come un ricercatore, come una persona che ha fatto un lavoro e che continuerà a fare un lavoro di grande raccolta dei temi e degli odori, direbbe Paolo Apolito, di questo tempo. Poi ce li consegna, dice, vedetela da voi. Certo, potete anche riderci, potete anche ridere, potete anche giustamente sorridere. Però, apro a caso, chi sperando negli altri la pentola prepara, resta digiuno. Fate i conti anche un po' con voi stessi. Fate i conti anche con quello che con la sorte che vi è capitata. E di cui questi 100-200 proverbi rappresentano lo specchio, sono il riflesso, sono, come dire, il referto, sono il documento vivo che ci fa dire questo tempo che cosa è stato. Allora, una civiltà che è immobile, una civiltà che non riesce a muovere, e dunque occorre guardare a quel tempo con una grande attenzione critica, senza elegie, senza stannazialismi, cioè senza creare arcadie, senza creare Eden perduti, per cui tutto il passato era bello perché è passato. No, il passato era bello perché nel passato eravamo giovani e felici magari. Oggi siamo anziani e disgraziati, per cui abbiamo nostalgia per il passato, ma solo per questa ragione, secondo me. E per cui non il passato non era quel mondo a cui riandare, era un mondo da cui emanciparsi, guardare in prospettiva, ma soprattutto guardare in prospettiva tenendo conto che le grandi accelerazioni che la storia purtroppo ci consegna attraverso gli incroci di certe tragedie, di certe catastrofi, alcuni traumi, chiamiamoli con il loro nome, alcuni traumi, ecco, colpi che avvengono sulle nostre esistenze, ecco, quelle grandi accelerazioni devono essere consapevolmente guidate, non possiamo farci guidare dalle accelerazioni. Occorre comprendere che i passi avanti si fanno seguendo una linea che appunto, essendo una linea, ha un'origine, ha un qualcosa che proviene dal passato, bisogna seguirla, appunto, diceva prima bene Barra, dialetticamente, cioè elaborando le lezioni del passato e facendo di queste lezioni, direbbe appunto il Benjamin che ragionava dalla nostalgia, materia per il futuro. Il passato diventa soltanto materia per poter costruirci un futuro. E credo che questo sia il lavoro che la lezione, non so, forse mi è stato consegnato il compito di concludere, o non lo so se poi davvero concluderò, forse Salvatore leggerà un'altra poesia, perché ho tentato di aprire la strada al terzo volume dei cento proverbi e soprattutto a una riflessione che su questi 200 proverbi per ora, 300 quando saranno, dovrà essere elaborata. E mi sembra questo, tra gli altri, il merito importante che Salvatore ci conquista con questo suo lavoro. Grazie. Allora, ridiamo la parola a Salvatore, il quale penso ci illustrerà alcuni di questi proverbi. I proverbi che ho raccolto sono tutti locali, ovviamente, ed è stata, ci sono voluti 15 anni, perché se ti avvicini a un vecchietto e dici, mi dici un proverbio, via zia, chi ne sa? Però quando loro parlano tra loro e uno è attento, ogni tanto ci piazzano uno dei proverbi che uno non immaginava nemmeno. Ho raccolto proverbi anche dalla transumanza, perché li ho trovati molto significativi, quelli che i pastori coniavano durante il loro tragitto che andava dall'Abruzzo alla Puglia. Uno che mi è rimasto impresso, anzi due proprio, sono proprio perfetti per fotografare anche la società di oggi. Il primo è «I per te, tu per me, ricotta tosta». Allora, uno che sente così dice, ma che vuoi dire? E invece, mo ve lo spiego. I pastori
molto spesso, mentre pascolavano, mentre viaggiavano lungo il trattore, si dicevano qualche parola fuori posto, e quindi la sera, quando rientravano allo stazzo, erano un po' contraddetti uno con l'altro, erano Stephen e Sharp, insomma, non si volevano parlare. E allora io non parlavo a lui e lui non parlava a me. Però nel frattempo avevano fatto già il formaggio, dovevano fare la ricotta. Per fare la ricotta c'è un procedimento, il fuoco deve essere di un certo tipo. Il paiolo deve sempre girare e poi aspettare, all'improvviso, quando la ricotta emerge, bisognava subito raccoglierla. Però siccome stavano nella condizione che vi ho detto, nessuno la raccoglieva. E la ricotta purtroppo perdeva le sue qualità organolettiche e tutto il resto. E quindi questo si può tranquillamente, come dire, trasferire a quello che oggi gli uomini fanno. Io ho visto io in un ufficio postale, dovevano timbrare 50... Chi si misero a litigare non lo timbrò nessuno. Si trattava solo di mettere il timbro, però riuscivo a già mettile, metto due, e quindi il timbro non venne messo e poi ebbero pure un richiamo scritto quelle persone. Timbrato. E l'altro che è molto più attuale è, io lo dico in dialetto e poi ve lo dico in italiano, lo pesce cane, lo meglio iazzo, il peggior cane, il miglior posto, vicino al fuoco. Credo che voi riusciate ad immaginare, quando i pastori rientravano la sera, loro appresso portavano asini, muli e una banda di cani. Alcuni andavano appresso solo per mangiare. Altri erano specializzati alla raccolta delle pecore che non rientravano. Quindi lo si avviavano in mezzo al territorio, le andavano a prendere dove stavano e le portavano. E che succedeva però? Quando i pastori rientravano, mentre il cane bravo, quello che sapeva quello che doveva fare, stava ancora nei campi a raccogliere caprette oppure agnelli, gli altri cani stavano tutti intorno al fuoco. Il pastore mangiava la corteccia del formaggio, mucca, e stavano belli al caldo, mentre quelli che erano cani intelligenti, capaci di fare le cose come si doveva, stavano ancora in mezzo ai campi a lavorare. Provate a trasformare questo proverbio in fatti di attualità. Il peggior cane, il meglio iazzo, cioè il meglio posto. Quante volte nelle amministrazioni, non so dove, da qualche parte, nella sanità, al posto importante non ci sta il cane bravo che andava a raccogliere le caprette, quasi sempre di scienza, ma c'è qualcuno che è stato messo là e là da stare. O fa o non fa. Colà dove si può. Mo chissà, non si può più. Adesso. Bene. Vorrei dedicare una poesia agli anziani, tra i quali pure io. È intitolata Tata Sui. Tata Sui nel dialetto nostro significa nonno, il padre del padre. Quindi Tata Sui, il papà del papà, e il nonno. Io questa poesia l'ho scritta quando ero ragazzino, perché davanti a casa c'era un nostro vicino di casa che teneva un mulo enorme, e quando io lo vedevo là sopra, ero piccolo, mi sembrava che stesse sulle piramidi. Poi è passato il tempo, io non sono andato, ho studiato, sono tornato. Quello là l'ho visto seduto davanti a casa sua su una sedia a sdraio e là stava dalla mattina alla sera. E allora ho provato a leggere nel suo sguardo, nel suo modo di stare, nelle sue rughe, che ci fa chi è, come che fa. Eccolo qua che è venuto fuori. Lo vi a tata suia, vecchio vecchio, nanda la porta con le vitre asperge. Ror marufrisc con la seggia sdraia, aspetta che passa oggi, è bene grande. La bocca aperta, sfragnata e senza rire, pare carire senza muovere niente. Tene ancora la pippa tesa, rinda la mano che è rimasta appesa, si è addormentata. Cazzone revelluto e cam solo, sono nuovo, senza piglia solo. Varennala così, chi lo credesse,
che è stata creatura dentro la fassa, che è stata innamorata e a 15 anni per dire la capo per Samariano. A legge buona, rindare il repetto, e libra aperta la vita di questo vietto. Per mille misa per zappata terra, ha sopportato fame e due guerre. N'aveva pigliata acqua, neve e vento, n'ha accumulata terra e semente. Le orne catene sono costate care, poco sono chi di buono, là tamare. Mo, stai solo sulla nucandù, lo caccia nell'aria come non c'è più. Lo sapevo già, che è strutto ormai la cena, la traccia si l'ha bastonata sì. E che era raselle che faccio con la bocca, sarai per dire la sorte che c'è tu. Sarai fatta apposta per avvasare, che poi se finisce per mettere scugnone. Bene, vi ringraziamo, Salvatore, grazie i relatori a tutti e a tutti per voi la presenza, per aver anche partecipato. Ai relatori, un ringraziamento particolare. Mi hanno fatto sentire quasi importante questa sera. Grazie, grazie a tutti.